Le grida in sottofondo sono quelle della finale della decima edizione del torneo Tommasino Bacciotti, in campo Olimpia Milano e Basket Save My Life San Lazzaro. Qui accanto a me c'è Paolo Bacciotti, che è il Deus Ex Machina, il motore di questa associazione, la Onlus Tommasino Bacciotti, che Paolo è cresciuta tantissimo negli anni, e la testimonianza è anche in questo torneo, che da 10 anni a questa parte ha sempre più preso dimensione, ha sempre più preso sostanza, come la tua associazione. Certo, e devo ringraziare la Sankat e tutti i suoi collaboratori per questo importante inizio, perché 10 anni fa davvero è partito come un torneo rionale di parrocchiale, e a distanza di 10 anni è cresciuto tantissimo. Ad oggi siamo con 24 squadre che vengono da qualsiasi parte d'Italia, quindi per noi è importante questa giornata, dove oltre a divertirsi, giocare, viene fatto a conoscenza dei genitori quello che la fondazione fa da 17 anni a fianco dell'ospedale Meyer, ma soprattutto a fianco dei genitori dei bambini malati di tumori che vengono nel nostro ospedale. Noi da 17 anni abbiamo costituito questa fondazione con Barbara dopo la morte di Tommaso, e offriamo appartamenti a queste famiglie. Ecco Paolo, però negli ultimi anni ha avuto un salto di qualità la tua attività, no? Perché mi sembra che in città ormai sei un punto di riferimento, l'associazione è un punto di riferimento, ci sono tante strutture che vi danno una mano, tanti appartamenti. Come sta andando questa attività? Certo, questo è, noi ci siamo cimentati su questi appartamenti, perché ne offriamo, il 2017 arriveremo a offrire 20 appartamenti a queste famiglie gratuitamente, non pagano un centesimo, e che vengano nel nostro ospedale a curare il proprio figlio. Quindi per noi questo è un traguardo veramente importante, è un traguardo importante nel 2017, perché Tommaso avrebbe compiuto 20 anni e 20 sono gli appartamenti che noi diamo gratuitamente a questi genitori. Che prospettiva vedi per l'associazione nei prossimi anni? Hai un sogno di continuare e vedere un ulteriore sviluppo? Beh, il problema è che si sta invecchiando, quindi si rallenta un po' quello che sono i ritmi, però logicamente vogliamo stare sempre a fianco di questi bambini, vogliamo stare a fianco dei suoi genitori e dargli tutte le possibilità, oltre a quella ospedaliera sanitaria che offre il Meyer, ma anche quella nostra, per poterli assistere e poter aiutarli fino in fondo in quel percorso del proprio figlio malato di tumore. Io e Barbara ci crediamo in questo importante progetto, perché è un percorso di guarigione in più, ma soprattutto diamo la possibilità al piccolino malato di ricreare l'ambiente familiare con i nonni, con i fratellini, con il canino, con il gatto. Ecco, noi gli diamo questa possibilità e diamo un appartamento a seconda del nucleo familiare. Noi paghiamo 100.000 euro di affitti, e grazie a giornate come queste che ci aiutano a battere questi elevati costi. Però noi continueremo fino a che tutte le persone ci potranno seguire.